Lasciata Frank e la valzella alle spalle, riprendiamo il nostro viaggio verso i Balcani. L'ultima città italiana in cui facciamo tappa è Duino, città al confine che presenta un bellissimo castello sul mare. Invece della solita sfilza di armi e armatura medievali, il castello sfoggia una nutrita collezione di strumenti musicali e storie di poesie. Sono piacevolmente sorpreso. Ma l'illusione di pace dura poco e la guerra si presenta ancora una volta in maniera sotterranea. Sotto il castello si estende un bunker che offriva riparo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Lasciamo Duino e attraversiamo la Slovenia. La Slovenia sembra bella, ricca e verdissima. Martina dice che sembra l'Austria e a me viene voglia di farci una vacanza. Il giorno dopo entriamo in Croazia e con Mario andiamo ad incontrare il CROMAC, l'associazione governativa che si occupa di sminamento. Ci accolgono in pompa magna. Oltre a Natasha, il nostro contatto che ha organizzato l'incontro, sono presenti il presidente e il capo coordinatore degli sminatori, che qui chiamano Mr. Ban. Traje javljanje u živo u emisiju u vijesti. Il CROMAC opera in Croazia da più di 20 anni. Ha ridotto le zone minate da 13.000 km a 1.000 km. Nell'ultimo anno le vittime civili per mine sono state 0. Con noi sono tutti molto gentili e rispondono a ogni nostra curiosità. Il presidente ha gli occhi tristi e la faccia stanca. Quando gli chiedo come hanno fatto a collaborare con i paesi vicini con cui prima erano in guerra, mi risponde che non è stato facile, ma che togliere le mine era più importante. Evil thing that has happened to our country, and the director expresses sadness and in one way bitterness. Dal CROMAC ci indicano Klobuchar, un paese circondato da un bosco minato. Al limitare del bosco ci sono delle abitazioni. I bambini giocano, le famiglie mangiano all'aperto. Lui è Dushko, ha imparato l'inglese su World of Warcraft e ci racconta una storia di quelle parti. My late grandfather took one neighbor that was going into the minefield. He lost his leg and he was crying for the help. And my grandfather took his car, went down the road and went where he felt safest for himself to be, and that other neighbor that lost his leg, he crawled almost 500 meters to the car on his elbows. And my grandfather took him to the hospital, of course. Alla fine dell'intervista, Dushko ci fa sedere alla sua tavola e ci offre della rakia fatta in casa. Liquor called rakia? Mm? Or the... or cherry liquor. Cherry. What's the name of the machine? What machine is it? L'atmosfera è piacevole. Salutiamo Dushko a malincuore e ci rimettiamo sulla strada. Direzione Bosnia-Herzegovina.